Ero su una seggiovia con mia figlia e c'era questa neve sotto che passava e si illuminava, aveva queste luci dentro che venivano su col sole che riverberava. E mia figlia dice: "Ma perché non facciamo una pittura con dentro questa vita?" Io mi sembrava un po' fuori luogo, però col tempo e con le nuove tecnologie siamo arrivati ad avere un prodotto che si chiama neve. Questo prodotto, come la neve, è semitrasparente, quindi poca neve vediamo il fondo, tanta neve diventa completamente bianca. Così è questo prodotto e quindi dobbiamo applicarlo in tre passaggi successivi. Naturalmente tutto comincia prima con l'applicazione del primus sabbia. Primer è asciutto, ho scelto questa tinta di cartella per fare questa prova. Procediamo con la diluizione al 30%. Questo prodotto va diluito con acqua al 30% prima dell'applicazione. Una bella agitata e poi vi facciamo vedere come si fa l'applicazione. Eccoci, adesso possiamo finalmente partire con l'applicazione di neve e con il primo passaggio. Essendo un prodotto semitrasparente, dobbiamo occuparci di evitare che ci siano delle sovrapposizioni, perché altrimenti potremmo rilevarle a fine applicazione. La cosa che poi conta è quando ripartiamo, di non ripartire da qua, ma allontanarci per sovrapporre la giunta e quindi non vedere qui il prodotto in abbondanza. Questa operazione si ripete per tutta la lunghezza della parete e naturalmente nella prima mano avremo comunque sempre delle trasparenze. Con le mani successive tutte le ombreggiature verranno a essere totalmente attenuate. Nel caso dovessimo dare il prodotto abbondante, soprattutto in prima mano, creeremmo delle macchie che poi non potremmo levare più neanche con i passaggi successivi. Ecco, qui la parete adesso è asciutta, si vedono delle macchiature molto evidenti, qui particolarmente abbiamo un segno. Adesso dobbiamo applicare la seconda mano per andare ad uniformare. Naturalmente cercheremo di partire senza andare a sovrapporci dove abbiamo già la macchia. In questo modo sfumiamo e rendiamo uniforme già la seconda mano. Quando abbiamo finito un pezzo possiamo fare questa sfumatura, prima orizzontale e poi verticale, in modo di aumentare l'uniformità del risultato. Ecco, è importante che non ripartiamo dalla giunta, quindi lo ridico, partiamo da qua e andiamo a sfumare dentro l'area già pitturata. Asciutta, brillante, anche piuttosto omogenea. Sono davvero contento di questa lavorazione e sono sicuro che chi farà questo lavoro con questo metodo arriverà a degli ottimi risultati. Per essere completamente appagato, però, io una terza mano gliela do, così ho un risultato completamente uniforme.
ancora una volta, ben attenti a tirare il prodotto, farlo sfumare e incrociare in modo che non esistano sovrapposizioni e quindi abbiamo l'effetto uniforme. La terza mano è ancora più importante tirare e sfumare perché questa operazione renderà ancora più evidente i brillantini caratteristici della neve. Eccoci qua, la parete è finita, abbiamo dato tre passaggi, neve e applicata. Durante il giorno la vediamo opaca, quando gli accendiamo la luce sopra vediamo la neve che riflette e i suoi brillantini che appaiono come la neve al sole, con lo stesso riverbero. Questo è il bello e la caratteristica di questa finitura. Naturalmente la parete è omogenea, ma comunque ha una sua anima, non è completamente piatta. E questo è il bello di questo prodotto semitrasparente.